Piero Lissoni, architetto e qualche volta designer. Oggi vi presento questo prodotto, anzi questa famiglia si chiama Sumo ed è un progetto nato, costruito, cresciuto, disegnato con living divani e credo che più o meno oggi lo si veda in tutte le sue varianti possibili. Una famiglia molto ampia, una famiglia che racconta delle vite differenti. Il progetto nasce da un'idea molto semplice, è quasi un gesto, è una piattaforma sottilissima, e guardate le mani, è proprio una piattaforma sottile, sottile, sottile. La prima parte nasce con un'idea molto semplice, anche un pochino folle, di disegnare una serie di superfici leggerissimamente curve. Se hai le gambe lunghe ti siedi dalla parte esterna del divano, se hai le gambe corte ti siedi in mezzo. Beh, non è proprio così, ma però più o meno potrebbe funzionare. Abbiamo continuato a generare altri prodotti, chaise longue, lettini francesi, panche, e poi è arrivato finalmente il fratello maggiore e Sumo acquisisce un'altra qualità. La linea diventa drittissima, sottilissima e esce un movimento, nasce un movimento completamente differente, un cuscino anche qui bassissimo. Ecco, la caratteristica di Sumo che tutta la famiglia nasce molto filante, molto bassa, quasi come una matrice architettonica. Io me lo sono immaginato dentro negli spazi, mi sono visto dentro in questi spazi e ho pensato tutta questa specie di pubblico morbido deve in qualche maniera sparire. Tutta questa serie di oggetti, una volta che finiranno dentro nel loro contenitore ideale, dovrà tutta la serie diventare un muro bassissimo. E quindi non interferire con quello che è lo spazio. Però in qualche modo gli devo dare anche un briciolo di comodità. Io di solito i divani li disegno abbastanza scomodi, e quindi partendo da questo presupposto ci siamo anche immaginati in che modo lavorare, toccare i cuscini, alzarli, abbassarli, quindi renderli interattivi e in qualche modo poter far diventare gli esseri umani interattivi rispetto ai divani. Quindi non so se si muove il divano o si muovono gli esseri umani, insomma, mischiateli tutti e due, mettetevi un cuscino che fa su e giù e di colpo tutto quanto cambia. Magari diventano anche comodi. Prima vi parlavo di famiglia, e una famiglia ha, insomma, tanti parenti, una famiglia è fatta da tanti elementi. Ci sono i fratelli maggiori. Come questo, ad esempio, l'ultimo Sumo, io credo che sia il fratello maggiore. Ci sono le poltrone di Sumo, queste poltrone che sono quasi fuori misura. Uno dei miei elementi di lavoro è sempre il cambio del modello delle proporzioni. È possibile allungarle, è possibile abbassarle. In virtù di quest'idea, ad esempio, le poltrone sono particolarmente larghe, particolarmente basse, sembrano quasi dei divani, ma leggerissimamente più corti. Gli stessi divani, quando li vedrete, non ve li immaginate come dei divani, ma continueranno a essere questa linea sospesa per aria con delle stranissime proporzioni. Anche quelli grandi sembreranno ancora più grandi e quelli intermedi sembreranno molto grandi. Ma la famiglia non si è fermata lì, ci sono tavoli, ci sono puff, ci sono panche, ci sono delle creature strane. Ad esempio, metti un cuscino su un tavolo, sul cuscino sopra il tavolo ci metti un altro cuscino che puoi muovere dove vuoi, e di colpo questa creatura che prima era un tavolo, poi diventa un puff, poi diventa una specie di divano, poi hai uno schienale, poi togli lo schienale. Insomma, è una famiglia. Potrei definirla abbastanza dinamica. Sumo. Adesso vi manca solo un dettaglio. Venite a provarlo.
sedetecivi sopra. Beh, insomma, sedetevi. Muovetelo e scoprirete sicuramente che è un divano molto speciale e incredibilmente, nonostante quello che io ho appena finito di dire, è anche molto comodo.